La solennità che celebriamo oggi, fratelli e sorelle, l'ascensione di Gesù al cielo, è posta 40 giorni aver celebrato la Santa Pasqua, ovvero dopo aver contemplato il Cristo risorto, adesso quel Cristo glorioso con un corpo glorioso risorto dalla morte è asceso al cielo, viene cioè portato alla destra di Dio, quella destra che lui già occupava prima di farsi uomo, però in una maniera diversa rispetto a come ora vi ritorna. Gesù scende dal cielo in spirito, divinamente, e nel grembo di una donna, la Beata Vergine Maria, acquista un corpo, riceve in dono la carne mortale, quella carne che lui porterà a sé e in sé e con sé per più di 30 anni. E in questi 30 anni questa carne da lui sarà amata, quella carne che lui stesso userà come mezzo di espiazione per la salvezza dell'intera umanità, attraverso la passione, attraverso la sua morte sul patibolo della croce e ancora di più attraverso la sua resurrezione. Gesù, una volta che risorge dalla morte, non lascia quel corpo che ha portato su questa terra, ma rimane in quel corpo, non muta, non cambia pelle, non vuole cambiare questa pelle che ha ricevuto dal grembo di sua madre. Che cosa fa? All'ascensione, quel corpo glorioso, quel corpo di carne, lo porta con sé alla gloria del cielo. Sì, fratelli e sorelle, forse qualcuno di voi si sta chiedendo, e allora Gesù ha portato con sé la nostra stessa carne mortale? Sì, ha portato la nostra stessa carne, ma non più mortale, ma immortale. La stessa carne che anche noi riceveremo alla fine dei tempi con la resurrezione dalla morte. Gesù ha dato a noi la sua divinità e noi abbiamo dato a lui la nostra umanità. Però è un'umanità che non si corromperà più, un'umanità che non dovrà patire più lo spazio e il tempo, ma un'umanità che resterà incorrotta per l'eternità, grazie a Cristo, alla sua passione, morte e resurrezione. Acclamate a Dio con canti di gioia, ascende Dio tra i canti di gioia, così diciamo oggi in questa grande solennità. E allora, con Cristo e per Cristo, contempliamo questa gloria e glorifichiamo il Padre che è nei cieli. A tutti una buona e santa domenica.